Ciao a tutti ragazzi, io sono Liam da Chimera Gaming e benvenuti in questo nuovo episodio della Vaxilla. Questo è l'episodio 7. Bentornati. In questo episodio purtroppo Peppe non c'è, quindi siamo soltanto noi. Nello scorso episodio, beh, ecco, è stato tremendo. Io guardate cosa c'è nella cassa. Anzi, no, aspetta. Devo riprendermi un attimo. Ok. No, non lo voglio fare. Non vi preoccupate, ve lo farò vedere dopo. Ma è stato, ragazzi, è stato tremendo. Ecco, io siamo andati. Abbiamo evocato Herobrine. È stato tremendo. Il cielo è cominciato a diventare nero. È stato terribile. Io ho questo grimorio ancestrale che ho trovato che è potentissimo. Onestamente mi sento un po' in colpa perché Peppe non ha un'arma così forte come la mia, fa 30 di danno. Non la posso mettere pure nella mano sinistra. Sembra tipo un tomo magico, non so cosa serve. Beh, è strano picchiare gli zombie con un libro. Penso che farà anche qualcos'altro, ma non lo so, è molto segreto questo libro. Molto misterioso. Adesso però io. Tra l'altro l'ho già preso. L'ho preso, non mi ricordo. Ma tra l'altro anche la tua. Oppure sta spada daedrica che è potentissima. È più forte di quella di quello di cobalto. Anzi, no, non è più forte. Vabbè. E però è bella, fa tipo una specie di, è tipo pesante, fa boom, fa un'aura strabica. Adesso, ragazzi, dovremmo trovare un modo per creare, per far andare Peppa a casa. Perché noi adesso ci sposteremo. Uno stone cutter. Ok, ragazzi, mi è venuta un'idea. Facciamo una waystone. Io qua ho cotto della pietra. Ho preso della cobblestone, ok, si fa in questo modo, la waystone. Perché in questa cassa, ecco, in questa cassa dove vi manderò lo screen, ho trovato una waybelt, che è tipo una cinturina che ti fa teletrasportare fino a queste pietre. Però ne servono due, quindi dobbiamo tornare per forza a casa. Però adesso ne devo craftare un'altra a Peppe. In modo tale che la troverà nella cassa e dopo può venire fino da noi, teletrasportandosi. E poi niente, scusate, ma oggi ho il naso un po' otturato, quindi parlo un po' strabico. Comunque, tutto qui. Aspettate, ok. Devo fare una bella piattaformoncina. Perfetto. Ora, io sono senza fame. Usciamo. Ok, ragazzi, ho fatto anche una scaletta, sono insieme fuori. E adesso dobbiamo tornare in accampamento perché sta piovendo e qui c'è la magione mezza distrutta, tutta bruciata. E niente. Ok, siamo vicini, maledetto scheletro. Oh mio Dio, non l'ho fatto apposta. Scusa Peppe, non l'ho fatto apposta. Se stai vedendo questo video, non l'ho fatto apposta. Ho shot i mob con questo grimorio. Si chiama grimorio ancestrale. Ok, allora. È pieno di liane, cavolo. Allora, la waystone la mettiamo qui nel ponte. Sì. Sta molto bene. Meh, questi mostri. No, non posso usare l'urlo. Vai, vai. Ready, ma che cavolo. Oh! Ok. Muori. Perfetto. Adesso. Con quella Netherstar dovremmo craftare. Ma come si usa qua adesso? Oh, dovremmo craftare un'altra waybelt
per Peppe in modo tale che si può teletrasportare fin qua. Non c'entra tanto in questo posto, sto nervosendo. Mannaggia. Allora, facciamo una cosa, lo faccio cadere. Ok, facciamolo cadere. No! Maledetto obelisco! Allora, facciamo una cosa. Ok. Adesso come si fa? Aspetta un attimo, io prima ero. Ah, ma la devi indossare! Ma sono stupido! Ma la devi indossare, aspetta. Ok. E adesso in teoria. Come funziona? Devo capire come funziona, ragazzi. Sembra una cosa aliena, devo capire allora. Ecco. Oh! E vabbè. Dannazione. Allora, riflettiamo prima. Oh, non cade. Niente, siamo su Minecraft e questa non è. Allora, lasciamo così, vabbè. No, no, creeper! No, no, no! No! Male che non ha preso casa, perché veramente uccidevo qualcuno. Mannaggia, niente, lo riparerò un'altra volta, mi dispiace tanto. Allora, maledetti creeper, dovete bruciare nelle fiamme del Nether, dovete bruciare. Ok, mi sono calmato. Allora, prendiamo qua tutto il grano. Il grano. Comunque, ancora non ve l'ho detto, nella cassa abbiamo visto che abbiamo chiuso l'episodio in quel modo l'altra volta, con quella suspense che voi probabilmente mi volevate uccidere. Mentre casomai dormiamo, è che ormai è mattino, vabbè, dai, dormiamo lo stesso. E in pratica ho trovato la polvere, ecco, il totem di Herbrine, con la polvere di magica attorno. E questa cosa a me un po' mi ha sconvolto. Quindi ho detto, chiudiamo l'episodio e lo farò vedere nel prossimo. Oh, l'ho fatta cadere. E la farò vedere nel prossimo. Ok. Quindi, ecco, dopo nel video metterò l'immagine all'inizio dell'episodio, quando lo dirò. E niente, questa cosa a me mi ha molto sconvolto, perché potrebbe essere che, cioè, io me lo ricordavo in un modo diverso il rito per evocare Herobrine. Era, se non sbaglio, i blocchi d'oro, le torce di redstone, la nether, rack di sopra, e poi, se lo vogliamo fare in un modo più semplice, il beacon con il totem. Poi non lo so, forse non mi ricordavo. Che figata! Scusate ragazzi, devo un attimo interrompere. Ma che figata, quindi. Ah, quindi dobbiamo shiftare per teletrasportarci. No, vabbè, è che adesso l'ho incastonata nella pietra. Devo cliccarla fuori. Aspetta, va. Ma dai, ma siamo un fallimento. Ma no, ma come faccio adesso? Ok, aspetta, con calma, si fanno le cose. Con calma, dopo che il discorso lo continuiamo dopo, aspettate, con calma. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Perfetto, stavamo dicendo, in quella cassa di Ender. Come ho fatto? Non ci sto credendo! Mi ha distrutto il piccone! Ma insomma! Ma dai! Ma dai! Ma perché? Ma dai! Vabbè, fa niente. Ce ne crafteremo uno. Ora dobbiamo recuperare la... Dovremmo recuperare lo stone cut, perché dobbiamo spostare quella pietra da lì. Comunque...
dobbiamo tornare a casa invece. Beh, e abbiamo trovato appunto. Abbiamo trovato questo totem. Perché comunque qua c'è la white belt perfetta. Io me lo ricordavo in un altro modo, come avevo detto prima. Cioè che si mettevano i blocchi d'oro, le rocce, niente. Noi invece abbiamo messo delle speciali candele nere che abbiamo trovato nella magione, che erano Candle of Darkness, una cosa simile. Nightmare Candle, non mi ricordo bene. E in pratica c'era un libro con delle cose scritte, gliel'ho fatta ripetere a Peppe. E quindi poi ci sono stati dei suoni strani. Io ho bruciato il totem perché mi stavo cacciando nelle mutande. E niente, tutto qui. Tutto qui. E quindi ho bruciato il totem. E bruciando il totem, il fuoco si è espanso nella magione e ho bruciato tutta la magione. E quindi siamo scappati. Guardatevi l'episodio, ve lo mostrerò all'inizio del video in alto. Non dovete cliccarci. Quell'info, dovete cliccarci per vedere l'episodio. Tremendo è stato. Vabbè, ragazzi, che dire? Adesso, visto che ho trovato un altro totem in quel tempio, sotto quell'accampamento che era tipo maledetto, c'erano le torce delle anime. Perché Peppe ha messo questa roba qui? Perché? Pick up? Io non ho nemmeno un piccone. Questa roba è bellissima. Beh, dobbiamo ritrovare il. Aspetta che lo cerco. Dove l'ho messo? Dove ho messo lo stone cutter? Where's the stone cutter? Where is it? No! Scusate, sto un po' sclerando perché, cioè, mi dà fastidio quando non trovo le cose. Piccone in pietra di Peppe, me lo rubo. Ha fatto il pavimento in deep slate. Bei gusti, eh. Strani, non li capisco i gusti di Peppe, vabbè. Qua c'è la pietra. Ok. Non mi ricordo più dove ho messo lo stone cutter. Dove l'ho messo? Era qui. Boh. Comunque, la Wilson è. No! No, no, no. No, stavo per incastonarmi pure io come è successo prima alla pietra. Va bene. Ok, gli faccio spazio. Certo, è un po' brutto da vedere tutta questa cosa. Grazie Creeper perché l'ha creato il Creeper questo cratere. Niente, tutto qui. Quindi ragazzi, in poche parole abbiamo il server infestato da Herobrine. Anche che. Mi ricordo che l'altra volta, nell'episodio 4 mi sembra, avevo visto un tizio nel cielo. Stavo andando a prendere il ferro e avevo visto un tizio nel cielo. Pensavo che era, vabbè, sarà un bug. Probabilmente sì, sarà un bug oppure chissà cosa. Ma ora che sono successe tutte queste cose, ecco, non è che era Herobrine quello nel cielo? Non lo so, ragazzi. È successo a un sacco di persone, sono successe cose simili, ma. Oh, mamma mia. Va bene. Comunque. Cerchiamo questo stone cutter. Finalmente, dopo. Va bene, non mi posso più shiftare adesso. Ma aspetta, ritorniamo all'accampamento e dopo. Ok. Dopo questa cosa che è successa, probabilmente il collo era Herobrine. È successo a tante persone, però raramente succede, anche perché è una vecchia versione di Minecraft quella là. Aspetta, mi devo rimettere la white belt. Ok, mi levo la white belt perché
Ogni volta non mi posso neanche shiftare. Ok, aspetta, butto qualche cosa. Vabbè, butto le pietre. Adesso. No! No, 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 aspetta. No, 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 ok. No, aspetta, aspettate, con calma si fanno le cose, ok. No, perché ogni volta rischio di rimanere incastonato nella pietra. Poi Peppe vede il mio cadavere in mezzo alla pietra. Che è successo? Dice, vabbè. Facciamo un po' di spiacere. Certo, questo posto non è che tanto, tanto efficace per la Wayson perché ti teleporta dove capita prima, diciamo. Vabbè, comunque, abbiamo qua lo stone cut. No, la faccia rumore. Perché fa questo rumore? Ok. L'ho messo. Facciamo un'altra Wayson e la mettiamo da un'altra parte. La mettiamo da cavo nel ponte, però stavolta in modo pulito. Ecco, in questo modo. Visto è pulito. Oh, è Valkyrie's ready. Taboom. Ok. Perfetto. Ora direi che possiamo chiudere qui. È tutto pronto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. No, no, commentate naturalmente e noi ci vediamo a un prossimo episodio. Qua abbiamo le Waystone per Peppe. Ciao ciao.